Riva Trophy, 12ª edizione, siamo con l'ingegner Marco Casiraghi e in questa occasione parliamo del suo andar per mare. Allora, la sua concezione della barca è che è un luogo dove si può fare anche cultura. Io ho una barca con 4 cabine, quindi posso ospitare comodamente 4 coppie che ovviamente devono essere scelte in un modo bilanciato per via del... Perché effettivamente, essendo un microcosmo, la barca a volte la conversazione langue, quindi bisogna rilanciarla, grazie. Sì, e poi soprattutto, e poi vi spiego in un attimo qual è stata l'idea che ha avuto, a volte alcuni successi e anche alcuni disastri, di cui vedremo un po' un attimo il perché. Allora, l'idea consiste nel fatto di raccogliere un soggetto e di regalare libri sempre sullo stesso soggetto, in modo tale che la conversazione possa svolgersi sul contenuto del libro. Allora, alcuni anni sono stati di molto successo, perché se pensiamo alla raccolta delle biografie della famiglia Borgia, cioè da Alessandro VI a Lucrezia, Valentino, tutto, ed ognuno sono riuscito a trovare dei libri su delle biografie singole che ovviamente si incrociano, però, quindi, e anche con opinioni diverse. Oppure sul Caravaggio, cioè, straordinario. Poi alcuni fallimenti tremendi, come ad esempio sulla matematica, no? Che è un soggetto dove il 90% delle persone che è andata a scuola, zero. E quindi era un tentativo per far capire la bellezza dei numeri primi, eccetera. Quello è stato un fallimento. Però ci voglio riprovare, no? Perché poi all'interno della barca, siccome sono prigionieri, poi uno sta in rada, non scende a terra, e quindi alla fine gli ospiti o non tornano più l'anno dopo. E comunque, ad esempio, Caravaggio è straordinario, perché ha avuto una vita così complessa e quindi è quasi come leggere un romanzo giallo, alla fine di tutte le sue avventure con l'assassino alla fine, per cui è sicuramente un discorso interessante. Quindi diventa interessante per chi prepara in effetti la crociera, che oltre ad aspetti marini ludici di altro tipo ha anche un aspetto, direi, semiculturale. Grazie all'ingegner Marco Casiraghi. Arrivederci, grazie.